messo all'inizio della relazione del piano un'importante frase di Parmenio che dovrebbe ispirare tutta la nostra azione, che stava qui, qui vicino, e solo qui poteva pensare, dicendo che nel momento in cui gli uomini danno i nomi alle cose sbagliano, perché le cose si tengono insieme, perché ci sono delle relazioni che vanno valutate, perché sono in fondo sempre la stessa cosa. E questo è il principio ispiratore di questo piano. Gira su internet una cosa che secondo me è molto ispiratrice, un ragazzo che è tornato in Cilento a coltivare la terra ed è tornato da Salerno, credo, non so neanche dove esattamente sia, e quando gli è stato detto ma tu come fai? Lui ha detto l'importante è che la cosa sia bastevole. Guardate l'importanza di questa frase, bastevole. Ecco, io vorrei fare un piano che sia bastevole. Perché dobbiamo fare questo nuovo piano? Stefano ha detto le cose, perché il piano vecchio del 2004 che aveva delle cose importanti, voglio dire, quel piano ha anche tracciato una linea, credo che tutti dobbiamo ad Angelo Vassallo l'avere dato un segnale, una direzione. Su quella direzione noi dobbiamo continuare adeguandola però ai valori di oggi, al fatto che nel 2010 c'è stata una crisi che ha smantellato, al di là dei meccanismi urbanistici, ma ha smantellato il potere e il mondo degli investimenti e quindi delle sorti meravigliose che si potevano pensare non ci sono state. Non c'è niente di male, si continua adeguando a quello che possiamo oggi praticare. Quando pensiamo a un piano urbanistico come quello che avevate, che si occupa di tutto il territorio, di qui all'eternità, in un tempo infinito, e nel quale poi i vincoli decadono, in cui delle norme restano per sempre, non dobbiamo pensare che quelli sia. Il piano oggi si divide in due parti. Una parte, che diciamo strutturale, a tempo indeterminato, nel quale ci sono i valori. Cioè, ci sono i vincoli che condividiamo, ci sono i vincoli che mettiamo noi, la visione del terreno agricolo, la visione del paesaggio. Questo per noi vale a tempo indeterminato. Tutto quello che tira fuori questo insieme di piani, come abbiamo fatto vedere, no? Produce alla fine un territorio meno trasformabile del territorio trasformabile. Non vuol dire che tutto il territorio trasformabile si può trasformare. Ci sarà una valutazione strategica ambientale che definisce i limiti. Ma soprattutto la parte importante del piano è quella programmatica. In questa parte si collocheranno le cose che si possono fare da parte dell'operatore pubblico o dell'operatore privato in un arco di tempo più bravo, 5 anni, 7 anni, 3 anni, poi sceglieremo delle varie cose, la cosa più importante. Come si sceglie? E qua è importante perché si può scegliere sulla base di quello che la gente vuole fare. Però attenzione, non è che io alziamo tutti la mano il primo momento del primo anno, tutti vogliamo fare tutto ora e subito perché sappiamo che non è vero e poi lasciamo irrudere, lasciamo le cose abbandonate e così via. Non è niente di, nel primo anno si faranno queste 15 cose, il bilancio regionale comunale stabilisce queste opere pubbliche, si acquisiranno queste attrezzature pubbliche e questo è il piano. È un momento importante per le comunità. Il piano urbanistico non è, come ho detto già in tante altre occasioni, il momento nel quale si decide se posso costruire o non posso costruire una nuova abitazione. Il piano urbanistico per noi rappresenta altro, anche perché noi veniamo da 11 anni di attuazione di un precedente piano regolatore che ha esaurito il suo compito, non sempre nei migliori dei modi, anche perché il piano regolatore precedentemente vigente ha avuto dei grossi handicap in fase di attuazione.